La terza B che può salire, venite, venite. Forza, forza, venite. È venuta come anche voi a trovarci in Astro Garden e si è voluta fare un bel ricordo di classe. E quindi uno dei prodotti che hanno fatto, guardate che bello che è, con tutte le foto realizzate mentre facevamo l'attività, hanno fatto un bel cartellone che adesso sta nella loro classe, proprio a ricordargli quella bellissima giornata dove ci siamo divertiti tanto. Venite, venite un e po' anzi, più qua. Anzi, vieni, 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 guarda. Hanno prodotto vieni anche qui un bellissimo libricino in cui hanno proprio riassunto tutto quello che abbiamo fatto noi, tutti allora, i loro prodotti, quindi avremo un bellissimo diario, veramente, di tutta questa bellissima esperienza. Vi è piaciuta questa esperienza? Avete imparato un po' di cose? Adesso siamo curiosi di conoscere la storia di Icaro, che ci raccontate. Tornati dal primo incontro fatto all'università, abbiamo ragionato su tutto quello che avevamo visto e ascoltato. Abbiamo deciso di dividerci in gruppi per costruire storie che partissero dalla realtà di ciò che avevamo imparato e si svolgessero nella fantasia. Le abbiamo scritte al computer e illustrate con i disegni. Alcuni di noi hanno inventato delle poesie per raccontare lo splendore dell'universo. Abbiamo letto la storia del cavallo alato di Perseo per raccontare le costellazioni attraverso i miti che gli antichi usavano per spiegare cose che non capivano. L'abbiamo sintetizzato e illustrato con i disegni. Abbiamo unito tutti i percorsi in un'unica struttura. Questa è la foto del nostro, è la foto del nostro libricino. E questo il cartellone con le foto dell'Astro Garden. Questo è il primo, un video che racconta come, per spiegare le meraviglie dell'universo, l'uomo crea il mito. Fu così che nacque il cavallo alato di Perseo. Storia di un eroe che volando carezzava le stelle. Questo mito rappresenta i sogni di tutte quelle persone che nel corso della loro vita hanno sognato di volare. Perseo incontra la terribile Medusa, gli taglia la testa e la mette nel sacco. Mamma mia! Dal sangue della testa di Medusa nacque Pegaso, maestoso cavallo alato che fece volare Perseo. E volando videro Andromeda legata a uno scoglio di un mostro marino. Perseo si tuffò, la salvò e volarono insieme fino al deserto roccioso. Basta guardare le stelle per rileggere tutta la storia, è lì che è scritta. Sulla testa di Icaro brilla la costellazione di Cassiopea, l'orsa intorno alla stella polare. Più in giù, Perseo e Andromeda distesi sulle ali di Pegaso. Il cielo bocca di famiglie, di storie. Come Icaro, anche noi sogniamo di volare, osservando quelle meraviglie dell'universo che sono le stelle. E adesso le poesie. Che viaggio! Un viaggio nello spazio io voglio fare, da grande lo potrò realizzare. Ho fatto una navicella, era molto bella. Con lei ho spiccato il volo, a distanza ho scorto il molo. Viaggio verso l'avventura senza averne paura. Volto lo sguardo e che bella è la terra vista dall'alto. Ho fatto addirittura un salto. Brava! È la stessa poesia. Quando qualcosa mi apparve davanti, erano stelle fatte di diamanti, c'erano stelle che morivano e nascevano, ma di bellezza insieme splendevano. I meteoriti cadevano infiniti, quando mi sono ritrovata su un pianeta, mi sembrava fatto di seta, ma era di cristallo, verde, rosso e giallo. Tutto splendeva, tutto era bello. Spazio in rima. Le stelle sono belle, i pianeti colorati ma non annolati. Anche le galassie sono colorate a causa delle nubi sfumate. Quando guardo le costellazioni mi vengono fuori molte emozioni. Il nostro pianeta è molto affascinante come di lusso ristorante. Gli asteroidi sono pericolosi e possono distruggere pianeti rocciosi. Luminosa, c'è una stella ormai millenaria che vive lassù in mezzo all'aria. È una stella assai luminosa ed è piuttosto invidiosa di quei pianeti giganti.
con crateri profondi ed eruzioni roboanti, ma tutto il creato è affascinante e nessuno è meno importante. Ed ora la sintesi del cavallo alato di Perseo illustrata con disegni in bianco e nero. E ancora i risultati dei nostri lavori di gruppo, in cui noi abbiamo creato 5 storie, un po' fantastiche e un po' realistiche. Il nostro lavoro è fantastico e realistico perché raccontiamo un viaggio immaginario dove abbiamo visitato 2 pianeti e una luna. È così che abbiamo incontrato costellazioni aliene e tante altre meraviglie dell'universo. Il nostro testo si chiama La scoperta di Sagramaturno, che è un nome di un pianeta fantastico. Dopo abbiamo pensato che fosse il figlio di Saturno perché il suo nome faceva rima con questo pianeta. Volando abbiamo visto Sagramaturno, abbiamo scoperto che il pavimento era un liccio schifidol. Il significato di questo testo è che nello spazio non ci sono solo i pianeti come Giove, Venere, eccetera, ma ce ne sono anche altri. Ma tra questi la nostra Terra è la più bella e la dobbiamo rispettare di più per sempre. Il nostro testo si chiama Nuovi amici, nuovi pianeti. Nuovi pianeti perché se uno va nello spazio gli viene subito in mente di visitare alcuni di essi. Nuovi amici perché almeno noi, se esistessero davvero gli alieni, cercheremmo subito di capire se sono amichevoli. Se lo sono, faremo un giro turistico. Una dolce avventura. C'era una volta un gruppo di bambini che sognava di viaggiare nello spazio, ma questo sogno venne ostacolato dai genitori. Diventammo grandi e un giorno degli sconosciuti ci rapirono e ci portarono in un negozio di dolci, dove trovammo un razzo fatto di ciambelle al miele. Ci siamo entrati e magicamente siamo partiti verso l'avventura. Su Nettuno abbiamo pattinato insieme a pinguini alieni ballerini. Sulla Luna abbiamo scoperto che dai crateri escono i nostri giochi preferiti. Su Mirtillo abbiamo scoperto che non tutti gli alieni sono simpatici, alcuni rubano addirittura le navicelle. Su Uovolandia abbiamo ritrovato la nostra navicella. Infine siamo ritornati sulla Terra col pensiero di rispettarla sempre di più. Ho chiamato questo testo La stella impossibile perché è una stella che ha superato l'impossibile. E per l'impossibile intendo eruzioni, esplosioni e tempeste solari. Ma ha fatto anche un'altra cosa l'impossibile, cioè riuscire a dire agli umani di non inquinare. E devo dire che è stata questa la cosa più impossibile. Che bravi, che bravi, bravissimi! Tutte queste storie bellissime, cioè... Proprio bravi! Loro hanno anche un video. Dov'è il video? Allora, avete fatto anche un video poi, come classe, ecco, allora adesso lo vediamo. Allora, insomma, queste storie, ma aspettate, ma ve ne siete andati subito, vengo io giù, aspettate, Perché queste storie, voglio sapere, chi se le ha inventate, tutti insieme? Tutti insieme? Sì. Elaborate in gruppo, quindi un lavoro di gruppo, bravissimi, perché lavorando insieme effettivamente si fanno sempre cose belle. Come un po' è successo sulla Stazione Spaziale Internazionale, che lavorando tutti quanti insieme, poi ve la ricordate la Stazione Spaziale Internazionale? Sì? C'è qualcuno che poi mi sa che ci racconterà anche di questo. Allora, adesso vediamo anche... Allora, questo qui sì, è il documento che loro hanno prodotto, che vediamo qui rappresentato. Quindi hanno unito tutto il mito, hanno scritto le loro bellissime poesie che hanno creato loro, quindi ci sono tutti i testi e tutti i bellissimi disegni che hanno fatto per raccontare la storia del cavallo alato. Guardate che belli. Sono bellissimi. E poi ci hanno messo anche le cornici, quindi proprio dei quadri hanno fatto.
Che belli! Questi siete voi? E poi tutte le poesie. Addirittura, quindi avete pubblicato il vostro primo libro, cioè oltre a essere venuti all'università in terza elementare, avete pubblicato il vostro primo libro. Un grandissimo applauso!